Buon pomeriggio a tutti. Inizia questo special televisivo voluto fortemente dal presidente Rocco Costanzo insieme all'entourage. Praticamente è una situazione di doppia importanza perché va a ridosso di quello che è stato il campo estivo e naturalmente per quello che è e sarà la nuova avventura dell'Atletico Soccer Cardito. Nuova realtà che in punta di piedi sta per nascere in un comprensorio dove ci sono tante realtà, ma naturalmente come ogni cosa, se si programma in un certo modo, senza partire in pompa magna, ma creando passettino per passettino, sicuramente si possono raggiungere dei risultati. È un giorno importante anche per voi, perché in modo tale che stasera sia il presidente, l'amico presidente, il mister, decidete voi poi come chiamarlo, insieme a tutti i suoi collaboratori, vi diranno delle cose importanti per quello che sarà poi l'immediato futuro, perché quest'anno, al contrario di altre volte, pure il calcio professionistico, per esempio, parte il 21 agosto. Pensate che tra circa un mese parte già la Serie A. In altri tempi si doveva attendere e ci voleva tanto tempo, addirittura. Fra circa un mese, ripeto, si è giocata già la prima giornata di campionato e quindi tutte le chiacchiere in parte vanno via. È un giorno importante perché questa presentazione voluta dal Presidente, tra tanti sacrifici, perché bisogna metterlo in evidenza questo, soprattutto per coloro che, come i genitori d'altronde, che sono la linfa vitale di tutto, però fanno tanti sacrifici, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista prettamente fisico, perché poi accompagnare i propri figli, stare vicino, seguire gli allenamenti, fare le partite, diventa un impegno nell'impegno. Quindi non, è vero che è una sorta di piacere, però poi il piacere diventa un obbligo morale, è verso i propri figli e soprattutto verso la propria persona, perché se uno pecca in qualcosa, poi può pensare che, però, ho fatto qualcosa probabilmente che ho tolto anche a mio figlio. E quindi scattano quelle molle di rimorso delle volte, e quindi si va oltre ogni ostacolo. È importante mettere in evidenza che, oltre all'aspetto calcistico, ci sarà tanta aggregazione. Poi, ripeto, sarà il presidente insieme al direttore, ma insieme allo staff, tra l'altro giovanissimo, ci saranno tante novità. E soprattutto tanti anche apporti esterni dal punto di vista e di aggregazione, perché il calcio è importante, però la crescita è costante se c'è aggregazione e soprattutto continuo contatto interpersonale. È giusto come ogni viatico, e lo dico a voi, devo dire che tra le altre cose, fino ad ora scherzavano, ma sono veramente precisi e impeccabili, alcuni di loro, basta vedere lo sguardo, sono concentratissimi, questo è importante. Come ogni cosa però, fatemi un applauso in modo tale che è la conseguenza di quello che avete fatto e di quello che sicuramente farete a gomito con tutta la scuola calcio. Vi posso fin d'ora annunciare che questo è l'epilogo, ma poi ci sarà naturalmente la conferma del Presidente. Ci sarà anche una nuova apertura anche dal punto di vista televisivo, perché il Presidente ha deciso di fare anche questo, perché poi con questo, perché illudere i ragazzi non ci vuole nulla. Soprattutto di questi tempi io giro tantissime scuole calcio, ci sono tanti, tanti millantatori, i quali dicono noi faremo questo, vi assicuriamo questo, poi passa il tempo, si arriva al punto, sì, però l'avevamo detto, ma non l'abbiamo fatto per colpa di questo e di quello. Questo credo che non accadrà, perché poi se una cosa si dice, soprattutto per questi ragazzi che ora possono essere bambini, adolescenti, ma un giorno saranno uomini e quindi non dimenticheranno mai quello che uno ha detto e non mantenuto, anzi sarà additato anche fra 10 e 20 anni, soprattutto in questo caso. Io a questo punto vorrei invitare al mio fianco, ragazzi, l'amico, il presidente, l'istruttore, ripeto, chiamatele come volete, Rocco Costanzo. Che ringrazio ancora una volta pubblicamente. Questo special, lo dico in camera, ma poi lo vedrete, andrà in onda prossimamente su Capri Event TV 271, quindi avrete la possibilità di vedere questo special. E poi il Presidente quest'oggi ha deciso anche
di regalare ad ognuno un gadget, e vi posso dire sono gadget molto belli e di qualità, per far capire che si cerca di creare con tanti ingredienti un menù che possa soddisfare il palato dei genitori e soprattutto dei futuri uomini e speriamo anche calciatori, perché poi è inutile prenderci in giro. È vero che ognuno dice l'importante è che si diverta, è vero, è verissimo, però se capita che qualcuno può ottenere qualcosa, sicuramente è ancora più bello e ancora più affascinante questo percorso, pure perché basta vedere quello che è successo ieri stanotte, ieri sera a Nizza. Basta un attimo che uno decide, prima uno decideva il proprio destino, oggi purtroppo, ahimè, ci sono persone che decidono il destino di generazioni, di famiglie, è quello che si è verificato. Ascoltavo in macchina 54 bambini che stavano in ospedale, ma la notizia delle ultime ore è che purtroppo c'erano bambini che non erano stati ancora trovati, anche se feriti, perché nascosto dietro a delle siepi e che svenuti non riuscivano nemmeno a reagire. Questo fa capire che il destino non dipende più da noi, ma dipende, scusate dal termine, da tanti stronzi che purtroppo per loro la morte è esaltazione. Evidentemente ci sono tanti modi per esaltarsi, ma era una divaricazione, ma per far capire, allora, visto che ci siamo, bisogna vivere intensamente determinati momenti sotto tutti i punti di vista. Presidente Rocco, la parola a te, ti do del tu, perché altrimenti saremo troppo demagogici, e poi naturalmente coinvolgeremo tutto lo staff, che ripeto, molto giovane e soprattutto, devo dire, con idee molto chiare. Prego. Hai detto bene, molto giovane. Nasce a giugno del 2016 a Cardito questa nuova realtà fondata da me, con l'obiettivo di dare ai giovani un servizio importante per potersi innanzitutto divertire. Parlo del divertimento perché oggi la parola calcio sembra legata troppo a un fatto di risultati. Magari se si vince si è forti, se si perde non si è niente. Quindi la prima cosa che cercherò di trasmettere ai miei ragazzi, col sacrificio che ci ho messo per qualificarmi, per arrivare a quello che sono arrivato, è di non mettergli troppa pressione in questo sport. Devono venire agli allenamenti tranquilli e divertirsi in questo gioco, che farlo diventare quello che è sempre stato, il gioco più bello del mondo. E per questo con la collaborazione di ragazzi giovani, preparati innanzitutto, che presenteremo e quindi che mi daranno una grossa mano in questo percorso. La cosa che posso dire, partiamo subito con tre strutture quest'anno, di cui una è questa qui, che è il Maracanà a Frattaminore, e abbiamo una struttura a Cardito che è il Lino Romano, e poi per quanto riguarda le categorie a partire dagli esordienti ci alleneremo al Campo Papa a Cardito. La grande novità di quest'anno è il servizio palestra, che lo dico strettamente che non è un lavoro puramente calcistico che verrà fatto in palestra, ma saranno fatti tutti quei tipi di sport che aiuteranno ai ragazzi, la ginnastica correttiva, e proprio per dare la possibilità ai ragazzi di migliorarsi. Ecco, abbiamo cercato di mettere tutte le strutture al meglio, di metterle in condizioni di migliorare. Abbiamo un servizio pulmino quest'anno, abbiamo una biologa nutrizionista che verrà una volta al mese e gratuitamente, quindi lo voglio dire per chi non lo sapesse, e quindi partiamo con tutto ciò che penso che sia veramente importante per una scuola calcio. Rocco, naturalmente poi presenteremo il direttore responsabile, nel senso che è il riferimento costante tuo, ma non è una questione di ruoli, ma è una questione di squadra, diciamolo tutto, altrimenti si può essere settoriali, nel senso che si crea quell'ordine di ruoli che va rispettato, ma che molte volte, se viene accentuato, diventa quasi una cesura tra questa e quella persona. Invece, proprio perché ci sono tanti giovani, è giusto mettere in evidenza anche questo. E allora ti faccio alcune domande a partire da quello che hai fatto. Allora,
si diceva prima di questo special, la ripresa praticamente ad agosto in corso, naturalmente, ecco, della presentazione, diciamo anche questo perché ci tenevi a dirlo in modo che tale che chiariamo e tutto. La cosa che si chiede ai genitori, faccio una battuta, a parte la retta, che è importante, voglio dire, il tam tam di divulgazione di quello che ascoltate, in modo tale che se ci sono altri amici che si vogliono avvicinare, perché qui non si fa la guerra a nessuno, pure perché è come quando uno corteggia una donna, se vai a denigrare l'altro corteggiatore, stanne certo che quella non ti sceglie mai, perché dice, nel momento in cui lo fai con questo, figurati se lo fai con gli altri, no. Allora, uno deve essere libero e spontaneo e deve essere deciso di quello che fa. No, quello che è importante, ripeto, è creare un ambiente che sia sano, che hanno delle idee giuste. Chiaramente il genitore sa, una volta che ha scritto il bambino in questa scuola calcio, a che persona viene affidata, perché chiaramente da me in primis e tutto lo staff che mi segue sono ragazzi preparati da me, seguiti da me, quindi avremo tutti la cosa importante, la stessa linea, lo stesso obiettivo, che è quello di farli divertire attraverso partite, manifestazioni, perché tu l'hai definito prima, è uno sport di aggregazione, giusto? Quindi faremo anche eventi per iniziative solidali, iniziative sociali e tutto, proprio per metterli in condizioni di farli crescere, che è importante, il confronto è importante, e quindi metteremo a loro servizio tutto ciò che li possa far stare bene. E allora riprendiamo questa presentazione, ripeto ancora una volta, ci troviamo presso la struttura Maracanà, non siamo a Rio di Janeiro, ma soprattutto qui siamo a Fratta Minore, per quello che è la giornata conclusiva e del campo estivo, praticamente, che quello che sarà poi il futuro immediato della nuova realtà ASD Atletico Soccer Cardito del presidente Rocco Costanzo e chiaramente del suo staff. Prima si è parlato per sommi capi di quello che sarà. A questo punto invito al mio fianco anche un'altra figura importante, una figura che poi racchiude un po' l'aspetto organizzativo di quello che poi è il contatto tra quello che è il presidente e quello che naturalmente è l'intero staff. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, guardiamo in camera in modo tale che ti presenti come nome e cognome e diventa tutto più semplice. Perfetto. Sono Antonio Prisco, sono il nuovo direttore della ASD Atletico Soccer Cardito e prima di iniziare Nello volevo fare dei ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio il presidente Rocco Costanzo per la chiamata, ringrazio tutti i genitori che sono qui oggi presenti e vorrei ringraziare un altro dirigente della società che purtroppo non può essere presente oggi, che è Michele Romano, che oggi non c'è. Poi vorrei ringraziare anche tutto lo staff che abbiamo scelto dopo un'attenta valutazione e li vorrei salutare uno per uno: Orazio Del Prete, il mister Costantino, il mister Salvatore e il mister Giovanni. Allora, visto che fanno bene i ragazzi che applaudono, allora facciamo così, vi facciamo anche vedere fisicamente perché è giusto che sia così. Allora, partiamo dal primo. Mister Costantino. Vieni qua in modo tale che... Mister Salvatore Bellino. Mister Orazio. Mister Giovanni. Mister Vincenzo. Loro sono i più giovani, sono le nostre chiocciole. E allora, come vedete, c'è grande entusiasmo, soprattutto è una cosa importante, tra i ragazzi c'è molta voglia di fare. No, vabbè, proprio il patto del mister Giovanni e mister Vincenzo, proprio perché vengono da questa esperienza del campo estivo che ci siamo divertiti tanto, vero? Sì! E ne faremo un'altra la settimana prossima, vero? Sì! Quindi stanno euforici per questa situazione.
Vabbè, volevo passare un attimo la parola ad Antonio per quanto riguarda l'organizzazione di quello che faremo quest'anno, appunto di quello che abbiamo già detto prima, però in un modo un po' più specifico. Perfetto, prego. Allora Nello, come diceva il Presidente, quando lui ha fondato questa società e mi ha chiamato, abbiamo voluto fondare questa società su tre punti fondamentali. Uno è le strutture, come diceva lui prima, tra i tre campi, ecco il Maracanà, lo Stadio Papa e il Lino Romano a Cardito, e la palestra, che sarà una palestra di una scuola comunale di Cardito. Il secondo punto fondamentale sono i servizi, tra cui avremo il servizio navetta, il servizio nutrizionista. Ogni mese ci sarà la nutrizionista che prenderà peso, altezza e massa corporea di tutti i bambini, perché devono essere controllati anche da questo punto di vista. E questi sono i due punti fondamentali. E poi l'altro è appunto quello delle competenze. Infatti noi cercheremo in tutto quest'anno di avere tutti i nostri collaboratori che avranno una formazione federale, ovvero saranno mandati tutti in FIGC per fare i vari corsi federali. Quindi i nostri punti fondamentali appunto sono questi e saranno i nostri punti cardini su cui appunto lavoreremo e porteremo avanti questa nuova realtà. Perfetto. E allora, vogliamo aggiungere qualche altra cosa? No, vabbè, la cosa più importante è che volevo ringraziare molte persone che presenti qui stasera per la fiducia rinnovata. La vita è fatta di conferme. Io credo che non si è mai troppo perfetti, non si è mai troppo, diciamo, sbagliati. E quello che conta nella vita è essere sinceri. Si può anche sbandare ogni tanto, però basta tornare sui propri passi con fiducia e soprattutto con lealtà. E con umiltà porteremo avanti questo progetto, con confronto soprattutto con i genitori, che sono il nostro punto chiave, diciamo così. Il genitore è molto importante per una scuola calcio. Infatti una cosa nuova che cercherò di introdurre sul percorso che ho fatto e anche delle riunioni con i genitori, appunto per far capire magari che ad ogni età il bambino a cosa va incontro, quindi è un'altra cosa importante che voglio introdurre, proprio queste riunioni qua. Vabbè, dobbiamo solo ripartire, Nello, sono carico e stessi anche i nostri istruttori sono carichi, e quindi dobbiamo solo ricominciare alla grande. A proposito, Nello, una cosa che ho dimenticato prima. Un'altra persona che qui non è presente è il preparatore dei portieri, mister Domenico Di Falco, e purtroppo oggi non è potuto esserci, però sarà un'altra figura che comunque farà parte dello staff di quest'anno. Perfetto, e a questo punto, dopo aver ascoltato quelle che sono le idee, soprattutto i progetti, gli obiettivi da perseguire, cercando di raggiungere il più presto possibile, ben archivio per quanto riguarda questa situazione presente, ripeto, al Maracanà con l'Atletico Soccer Cardito, ma la cosa importante e fondamentale, a tutti quanti voi buona estate, la ripresa è tra circa un mesetto con grandi iniziative e soprattutto con un'altra presentazione in pompa magna, buona estate anche ai genitori. Tutto questo è il mondo dell'Atletico Soccer Cardito. Aggiungiamo un ringraziamento anche alla mia famiglia, i miei genitori, la mia ragazza e tutti quelli che mi hanno appoggiato, mi hanno dato forza in certi momenti. Quindi, compresi gli sponsor. Compreso gli sponsor che mi hanno dato le fondamenta innanzitutto. Va bene, un ringraziamento anche a loro. Perfetto. Grazie, grazie ancora. Gli sponsor, allora, c'è il main sponsor praticamente Rocco Mille, poi i vari top sponsor che sono La Genuina, Ristorante Pizzeria, Costruzioni Centore. Perfetto, credo che abbiamo detto veramente tutto. Antonio Parolisi, Europrogress, e poi la new entry che è Dolce Vita di La Pasticceria di Fratta Minore. Perfetto, tanti gli ingredienti, buon proseguimento, buona estate e soprattutto buona ripresa tra circa un mesetto con l'ASD, Atletico Soccer Cardito, del presidente Rocco Costanzo.